Buongiorno ragazzi, oggi è un giorno molto particolare perché allora già ieri abbiamo avuto diciamo un po' un disastro mentre eravamo lì a fare il picnic a Hokkaido, perché ho incontrato due ragazze che mi hanno detto: ma tu non stai provando per i biglietti di Yugi? Perché adesso poi a giugno, fine mese, c'è il concerto. E io ero tipo: ma in che senso? Cioè, so tutte le date a memoria, lo sapete. Questa cosa non mi risultava, quindi sono impazzita, ho chiamato Alessia, lei stava dormendo, si è svegliata. Insomma, cose, alla fine nessuno ci è riuscito a prenderli ieri. Oggi c'è il general sale, quindi andremo a provare. Non è la prima volta che andrò in un PC Bank, ma per Ross e Jenna, che verranno anche loro ovviamente, tanto ormai facciamo tutto insieme, lo sapete. Proveremo questa cosa, perché ovviamente nei PC Bank c'è la connessione un po' più veloce. Proveremo. Quindi stamattina sono già uscita, ho fatto un po' di commissioni perché mi sono svegliata. Non chiedetemi perché alle 6 di mattina. Così ormai questo è l'orario standard a quanto pare. Mentre facevo la passeggiata con Ami, ho visto che da Olive Young c'erano gli sconti, quindi adesso vi registro anche il TikTok e poi faccio vedere cosa ho preso, tra cui un siero che ho visto ovunque e che sono molto curiosa di provare. Anche perché, lo sapete, io non ho grandi problemi di pelle, ma essendo che sono molto chiara mi rimangono, vedete, tutte queste macchioline. Quindi questa cosa che ho comprato dovrebbe servire a quello. Poi ovviamente, vabbè, cose da Daiso, sempre per in attesa dell'arrivo del mio ospite, che comunque, ridendo e scherzando, mancano pochi giorni. Qui abbiamo New Minus. E poi mi sono presa adesso qua da mangiare lotteria, perché comunque è tardi. Quindi ho detto: vabbè, senti, mi fermo a prendere queste cose. Ogni volta rientro a casa, ricollega il computer all'hotspot. Ovviamente ne ho mettinos, che forse ha iniziato a capire che ha una cuccetta dove può mettersi. Tra l'altro sono sul sito di Interpark. Mi sorprende perché i prezzi in America erano tipo folli. Infatti ero super spaventata qua adesso per Seoul, perché perché ovviamente nel mulino che vorrei, come dire, vorrei andare ad entrambi i giorni. Però staremo a vedere cosa riusciremo a fare. VIP standing, quindi quelli in piedi, sono 220.000 won. E ora vediamo anche con il cambio della conversione. 200.000 won sono 160 euro. Stesso prezzo per i VIP seduti. Invece per quelli seduti, non importa se sia primo anello o ultimo, cioè il prezzo sempre quello è 120 euro. Ovviamente ideale sarebbe stare avanti, ma in questo caso, lo sapete, esserci è la cosa importante. Spero di riuscire, spero. Quindi per ora mi metto a vedere How I Met Your Mother. Poi cosa ho preso? Allora, il menù con le patatine normali, in realtà stavolta, perché di solito prendo le seasoned, che sono quelle con la polverina, e tu le devi shakerare nella bustina, però non mi andava. E poi ho preso questo panino, che è il mio preferito, che è quello con la mozzarella. Eccolo qua. Non so chi di voi se lo ricorda, questo lo prendevo anche l'altra volta. Non ha la vaniglia di Tahiti. Hanno messo in tutti i photoism, che sarebbero i negozi che trovate per appunto i photobooth qua in Corea, questa cosa dei BTS Presence Everywhere, che adesso stanno facendo per appunto il festa. E quindi trovate poi le macchinette dove potete scegliere, vedete, il frame con cui fare la foto con ognuno dei vari membri. Quindi dopo dobbiamo andarlo a cercare. Questo adesso me l'ha mandato Jenna, perché io le stavo dicendo: no, dopo dobbiamo andare qui, 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 e poi voglio andare a fare questa cosa con le foto. E lei mi ha detto: oh, ma in quale catena di photobooth li fanno? Ha alzato gli occhi e lei letteralmente ci stava passando accanto. Quindi ottimo, quando si dice il destino. No, ma vi giuro, fa troppo ridere. Quindi dobbiamo andarci. Vi faccio vedere prima cosa ho preso appunto da Olive Young. Primo tra tutti questi assorbenti da notte. Io non riesco a capire, vi giuro, uno strago gigante. Infatti tutte le persone che verranno a trovarmi da adesso in poi, io gli chiederò soltanto assorbenti, perché non lo so. Qua sono difficili. Li ho provati tutti, quelli da 20 euro, quelli da 2 euro. Mi danno tutti fastidio. Quindi questa è l'ultima chance. Cioè questa marca, che poi me le sono segnate al mentre. Questa è l'ultima, vediamo, vedremo. 42 centimetri, praticamente ci fate tipo un pannolone. Li ho presi perché sono scontati a 3200 won, che sono tipo forse un euro e qualcosa. Poi questo qua, ho preso lo stesso shampoo, quindi ho preso anche... Qui c'è scritto Deep Treatment, però è tipo sì, una maschera, insomma, una cosa del genere. Molto spesso, ve l'ho sempre detto, fanno queste confezioni da Olive Young, quindi il prodotto full size più la mini size. Poi ho preso questi patch, che sono dei patch da mettere solo la notte. Questi qua sono yellow spot, quindi quando avete tipo la puntina, no? Stavano a pochissimo, tipo 70 centesimi, quindi li ho presi. E poi questo è quello per cui sono andata. Questo siero qui, che è un siero al mandarino, ed è un siero al mandarino di Jeju. E lo fanno con un mandarino che, da quello che ho sentito
anche dai video di chi ne parla eccetera, cresce soltanto tipo 4 o 3 mesi l'anno. Infatti è super speciale anche per questo. C'è la full size e la mini size. Eccolo qua, e questo appunto è quella più piccolina. Anche poi più piccolina. Questo qua grande sono 50 ml, questo piccolo ne sono 30, quindi praticamente è quasi avere due prodotti. Poi vabbè, vi faccio vedere la Dyson. Ho preso questi Scottex qua, poi questo per cercare di pulire sto cacchio di piano induzione, perché ogni volta mi rimane macchiato, quindi speriamo. Poi queste sono le gelatine alla lavanda da mettere dentro al coso del gabinetto, quello dove c'è l'acqua, così quando poi scaricate. Poi questo piattino che, vi prego, allora è un piatto da bambini, però visto che a volte io mangio tipo un pochino, faccio un po' di questo, un po' di quello, vedete, questo è tutto diviso, è carino. Poi vabbè, un'altra spugnetta per i piatti. Questo qua è tipo il frustino per le uova, necessario? No. Poi altre delle mie salviette multiuso. Poi avete visto che ho preso la friggitrice d'aria, ci sono tipo quei cosi, tipo quei cestini che si mettono dentro appunto al cestino grande per non sporcarlo ogni volta. Non li vendono qua, quindi ho cercato tipo delle soluzioni. Questi sembrano tipo dei fogli, vedete, che si mettono dentro la vaporiera, così, quindi magari può essere utile, proveremo. Altrimenti ho preso direttamente le vaschette così, non lo so se sono troppo grandi, devo provare. Qui abbiamo altri snacchini per Ami, Ruffino. Questi qua ce ne stavano tre tipi. Uno era tipo per le ossa, uno era tipo generico e l'altro era per pelo, pelle e tutto. Quindi ho preso quello pelle pelo. Poi finalmente il filtro per la doccia. Ogni volta ero lì che provo un tipo, provo un altro, non funzionano. Questo è il migliore perché lo monta direttamente al bocchettone. Ciao. Quindi ora metto a posto un po' queste cose e poi credo tra un po' mi inizierò a preparare, perché sono già le 4. Cioè, ridendo e scherzando, sono già le 4. E appunto io per le 7 non so se rimaniamo verso Hongdae, perché anche Ross sta già lì. Quindi vediamo un attimo dove andremo a finire. Vi faccio rivedere come si monta il filtro per la doccia, perché è importante se venite in Corea, perché noi non siamo abituati con l'acqua con questa quantità di calcare. Vi giuro, io ogni volta che vengo qui, specialmente nelle prime 2 settimane, lo noto proprio, i capelli soprattutto sulla pelle. In questo caso devo aprire questo, ora uscirà tutta l'acqua ovviamente. Questo si monta una parte sotto e una parte sopra. Taran! Certo è un coso gigante, ma almeno. Ok, abbiamo trovato il posto per fare le foto, quindi adesso sceglierò, boh, un cappellino a tema. I need the bunny to take the photo with JK. You can do it. Oh, screw me. The ear? Yeah, I think I can take this one. And do you want this for the last one? Because look. He has a glass? The glass. Whoa, you're a genius. Yes. Wow, la mia amica è troppo geniale. Ma guardate questo coso, eccolo qua. Qui selezionate e ci sono le foto. Bello che anche Namjoon. Ok, alcune le ho fallite, però adesso selezioneremo. Ok, siamo venuti qua al festival. Stiamo provando, questo è il mio sito 1. Ragazzi, sarà una lunga cosa. Purtroppo ragazzi, in questa esperienza è andato tutto storto. Tra l'altro ho cercato di registrare il video, la tizia mi ha detto che non potevo registrare con la videocamera, quindi ho provato col telefono e non mi ha registrato niente il telefono, quindi ottimo. Nessuno ha preso nessun biglietto, ovviamente. Guardatemi stare tipo fuori dallo stadio tutti i giorni, per sempre, finché non riuscirò ad entrare. Veramente l'unico bottino di oggi è stato questo. Realmente l'unica forse gioia. Forse la gioia di oggi sarà riuscire a usare la friggitrice d'aria. Vediamo se non prenderà fuoco magari questa carta qui. Adesso lo scopriremo al termine di questi fantastici 15 minuti. Nel mentre metterò questo nel mio posto speciale. Prima posizioniamo le scarpe. Questo è il mio cosino speciale delle foto. Ovviamente lo vorrei fare con tutti. Il problema è che costa comunque sempre 7000 won a foto. Sono pur sempre 5 euro. Sai, uno comunque potrebbe risparmiarsi. Invece, why not? Buongiorno, oggi sarà una giornata molto particolare, quindi sto già facendo la mia colazione, yogurt, banana, muesli. Tra l'altro ho comprato le banane e vi faccio vedere l'altro giorno, forse tipo 2 giorni fa, sono già tutte nere, infatti dovrò suggerarle probabilmente. Comunque dicevo, oggi giornatina importante perché c'è il BangBangCon dei BTS, sempre per il festa, bla bla bla, su YouTube. Inizia a
le 12. C'è la mia ansia di non svegliarmi per quell'orario. Però prima di quello, vabbè, a parte portare Ami fuori, bla bla bla, fare le solite cose, computer, lavoro, eccetera, devo assolutamente andare ad Aiso a cercare qualcosa da mettere sulla finestra, perché io la mattina mi sveglio costantemente alle 6 di mattina. Poi mi rimetto a dormire un pochino. 6 di mattina fisso. Ovviamente non c'è niente sulle finestre. Una tenda, qualcosa per oscurare. Quindi devo cercare anche solo un pezzo di qualcosa da metterci davanti. Per le banane invece la situazione è questa. Cioè, non mi sembra veramente il caso, quindi dopo metterò tipo a tagliarle, le metto nelle bustine e le congelo. Poi ieri invece ho fatto il petto di pollo così. Praticamente dovete soltanto bollirlo intero e poi lo spezzettate, così oggi per pranzo ho già questo. Poi non so, perché in realtà dovrei fare qualche verdura. Ho stata appena adesso da Daiso, la soluzione era questa. Questa diciamo era la soluzione migliore, perché non dovevo attaccare nessuna cosa, è tutto tipo adesivo ed è una tendina. E funziona, ragazzi, perché vabbè, adesso devo rifare il letto. Ma guardate, l'ho messa così, poi praticamente ha questi blocchini per appunto tirarla su e si appende semplicemente così, c'è tipo una striscia adesiva. Poi qui ci sono gli altri grappini, vedete che poi così si chiudono e fine. In teoria la potete anche tagliare volendo se è troppo lunga, e me ne serve un altro pezzo per di là. Quindi se esco pomeriggio poi la vado a riprendere, almeno le metto così. Certo è, sarebbero state meglio bianche, però il nero si sa, copre di più la luce. E ho preso anche questo bastone che si mette così per appendere, vedete, le cose in questo spazio più alto qui dentro. Ah, e anche questo cestino a forma di carota, che ovviamente non era necessario, per mettere le penne. Ok, allora appena iniziato ho sentito dei campanelli, io pensavo mi stessero suonando alla porta. Cioè, pensate voi. Any worries you'd like to share? Non puoi saperle le mie worries, sinceramente. Comunque guardate che carino, mi sono preparata. Cioè, scusate, trovatemi. Quindi ora vediamo che cos'è questa cosa. Sono molto curiosa, perché deve essere per forza registrata, ovviamente, perché non ci sono tutti al momento. Non so se voglio piangere oggi. La giornata ozio di oggi diciamo è finita così. Mi sono fatta dei meal prep di verdurine. Se venite in Corea, mi raccomando, comprate verdure, fate sempre scorta quando potete, mettetele, non lo so, nel congelatore. Cioè, tipo questa cosa non la troverete mai in nessun ristorante. Alla fine, ciao amore, saluta. Sono andata al Print Café e mi sono fatta questo quadretto per finire in bellezza, perché praticamente questa è la stampa che mi ha fatto una ragazza e mi ha fatto appunto questo con i miei 3 cagnolini. Quindi ho detto no, vabbè, appena posso questo lo devo mettere in casa. Questa qui è la cornice che ho preso da Ikea l'altra volta. Ho attaccato praticamente con il pad, quello adesivo, e sono andata appunto a stamparlo al Print Café, quindi è su carta normale. Poi con l'occasione, vabbè, qui avevo attaccato queste immagini che avevo comprato quando sono stata l'altro anno qua a Seoul, e ci sono delle foto di mare, questo qua è il ponte di Busan, una panchina, perché why not. Spero vi sia piaciuto passare questo tempo con me, mi fa sempre molto piacere leggere tutti i vostri commenti, sapere che questi video vi fanno un po' immaginare, tra virgolette, di essere qui, di passare del tempo insieme. Detto ciò, domani viene finalmente l'ospite speciale, quindi scopriremo insieme chi è. Ho appena visto tra l'altro su TikTok un video fighissimo che in aeroporto si può fare tipo una tessera con la foto personalizzata, vediamo se riusciamo a farlo, nel caso poi lo vedrete. Buongiorno! Stamattina mi sono svegliata piena di notifiche. Cosa era successo? Questo tizio decise bene di andare in live alle 7 di mattina e io stavo dormendo. Non ho sentito neanche una notifica perché avevo spento internet. Adesso mi sto tenendo compagnia in questa mattinata. Ho fatto colazione. Finalmente ieri sono andata a ricomprare il latte, quindi sto bevendo qua a casa. Mi sto facendo una maschera perché, io ripeto, non so quale sia il problema. Ogni volta, il primo periodo che vengo in Corea, c'ho sempre una pelle di merda. Quindi ogni volta cerco poi di recuperare. Secondo me è l'acqua comunque, perché non mi so spiegare altro. Tra un po' poi mi devo assolutamente piastrare i capelli, perché 2 giorni fa li ho lavati, ancora non li ho sistemati perché poi sono stata a casa. E poi appunto ci dovremo preparare per andare, perché oggi arriva la persona. Ho letto i vostri commenti e non ci avete beccato, cioè pochissime persone ci hanno preso. Detto ciò, appena sarò più presentabile ci sentiamo e capiamo bene cosa fare. Sono arrivata in aeroporto. Guardate che belle cose. Sono arrivata tanto prima, nonostante mi sia sbagliata anche la metro, ma dettagli. Quindi ora, visto che uno, non ho pranzato, cercherò il convegno più vicino. E ho visto appunto ieri che c'era questa macchinetta per fare una cosa, quindi
se trovo il punto esatto mi butto anche a vedere questo. Allora, praticamente vicino alla sezione E degli arrivi c'è il segno questo qua, perché lo stavo cercando questa. Non ho capito perché c'è questa cosa del reverse con, prima inglese. Vedete, potete fare una carta. Tra l'altro, visto che ci sto, vi do un'informazione. Non ho mai capito perché gli autobus costino così tanto. Cioè, ok, sono più pratici perché li prendete qua, ciao, li caricano e andate. 14.000 won. La metro costa tipo 2.000. Ce l'ho fatta a fare la carta che volevo fare. Anche se adesso non ho ben capito sinceramente come funziona poi attivarlo, dove si possa usare. Ci ho messo la foto di JK della live di stamattina. Alla fine 7.000 won sono tipo forse poco meno di 5 euro. E mi sono presa adesso da mangiare questi banana milk, perché è da tradizione all'estero, devo assaggiare subito. E cioè, spero mi sentiate perché sto urlando. Proverò quell'altro così nel dubbio poi avrò il tonno che so che mi piace. Non so cosa c'è dentro, onesta. Comunque questo bocciato. È tipo il primo che non mi piace, di solito li mangio sempre. Questa cosa di fare la carta mi è costata un sacco. Ovviamente poi ho visto che il volo di Alessia è quello che è in ritardo. Come ripeto in tutti i vlog, forse è quello che mi merito. Ovviamente il suo è questo, che è uno dei primi in ritardo. Che bello. Guarda se non è bellissimo. E poi ho scoperto anche che c'è questo. C'è il cartellone con scritto se volete fare qua. Tipo wow, welcome. Mi sono persa l'uscita perché stavo vedendo quei tizi che stavano urlando. Dove sta Alessia? Aspettate, mi hanno appoggiato, sono persa. Ragazzi, è arrivata. Amore, ti è arrivata. E il tuo setto, vedo, molto bene. Eccola qui, è arrivata. Stavo prendendo la sua valigia. Ma fallo, si deve sbrigare. No, Alessia, bisogna far vedere la realtà cruda e nuda. Eccoci qua. Alessia, ti devi fare una doccia. Sì. Ecco i suoi acquisti. Primi acquisti in Corea, uno specchio. Tra l'altro meglio del mio, perché il mio è tutto plasticoso. Non ho capito. Ma l'ho comprato apposta perché così ti rimane a te, ovviamente. Perché io che ci faccio? Ti ho fatto portare queste. Delle pasticche. No, ma c'è altro, però vedrai dopo. Delle pasticche per la gola, perché me le ero scordate. Queste sono tipo, come si chiama? Benagol. Che cos'è questa cosa? Perché pesa così tanto? Il porridge! Si è preso quello gigante. Ragazzi, il porridge. Questo è quello che si fa al microonde normale, sì? Quello è a casa mia. Quello che ti sei venuto. Mi metto a piangere. Le avevo detto, mi raccomando, riparati il porridge. Vi giuro, perché qua costa ovviamente uno sproposito. Quanto l'hai pagato? Così per informazione generale del pubblico. 80 centesimi un chilo. Questo mi sento proprio così. Posso dirti, mi sento così. Questo JK fatto così. No, ma ti prego, la cosa più bella sai qual è? Nike. No, gli occhi. No. La cosa più bella. Oddio, cosa c'è? È le scarpe. Le scarpe sono la cosa più bella. Perché si aprono? Perché è una nuova moda. Ha tutto quello che odio. Cioè, esatto. Nero e blu così. Il coso oro. Cioè, per quanto lo odio, lo amo, capito? Esatto. È quelle cose inverse. Perché ho detto, è comunque, talmente trash, sì. È talmente brutto. Dovrei farvi vedere la versione originale. Questa è la versione originale. Il cartone della sirenetta in live action. Guardate cosa stanno mostrando le nostre amiche. Ok. 3, 2, 1, go. Oh, non morirò. L'abbiamo portata al Tiger. Perché era tutto chiuso adesso. Però va bene così. Stavo portando andarmi fuori. Guardate la differenza. Stiamo andando in convenience store, quello grande qui sopra. Anche un po' più vicchiato. Non lo so. Guardate che carine queste stradine. La sua prima ice cup. Io ho preso il succo di mela, le uova queste di quaglia alla soia. Le devi troppo assaggiare. Mi balla le micro, si beve. Non mi sento niente, però mai ti va. Questo zucchero in borsa all'altro quello che l'avevo preso ieri. Che forse adesso sarà ricotta di latte. Cosa hai preso? Vai, aprici la scap. Non possiamo fare SMR purtroppo perché la signora sta parlando al telefono. Ma comunque. Sì, ma scusate, io non ho visto questa cosa, BTS festa. Fantastico mix, ha trovato il suo latte di avena e questo è il pasticcio di pane. Assaggia. Ami, non puoi avere questa mini uova di quaglia?
con la soia. Buone. Sì, sì, vero? Perché poi sono tipo compatte. Allora, tu pensi che qui tipo il riso costi poco perché lo mangiano tutti? Ma è vero! Un sacco di riso da tipo 5 kg costa 30.000 won. Infatti è assurdo. Come stai dicendo, il costo meno una mela. Sì, cioè da noi il riso, pure un chilo di riso in Italia quanto viene? 80 centesimi. Questo è stato il mio primo shock culturale probabilmente. Cos'altro c'è che tipo loro usano tantissimo? Il kimchi costa un pochino. Anche tutte le salse, tipo il gochujang. Quello lo usano ovunque. Il barattolo gigante costa molto. Sempre tipo 10.000. Qui quello della marca principale, poi lo vedrai nel supermercato, dopo lo faccio vedere. Costa un botto. Tonno costa un botto. Costa un sacco, lo stavo vedendo prima. Guarda, cioè, costa meno il Rio Mare, eh. C'è pure il Rio Mare. Io ho fatto prendere il Rio Mare a Genna e invece io ho preso quello qua, quello light, senza olio cose. E io l'ho pagato di più del Rio Mare. Si sta trasferendo qualcuno alla casa vicino e stanno pulendo tutto con una ditta di pulizie. C'è una svendita! Che bellini! Wow! Infatti vedevo che organizzavano l'altro giorno. Ora andiamo al supermercato. Guardate chi ci sono! I ragazzi! Alessia, tu potresti fermarmi da prendere questa cosa secondo te? Non credo proprio. Comunque in tutto ciò ho comprato una borsetta per portare Ami, così almeno abbiamo questa e fine. Cioè, mi ha convinto a non prenderla nera. È allora, questa cosa questa mi ha comprata. Sì, devo dire. Ma è molto meglio proprio molto quality wise. È molto meglio. Questo è l'esempio di quello che vi dicevo prima. Salsa di soia, 17.000 won. Ok, che quella gigante però. C'è anche questa, che è un po' più economica. E poi questo, questo è il gochujang. Cioè, questa è quella piccola. La pagate 9.500, sono tipo 6 euro quasi, eh. La spam costa tantissimo. Cioè, questo è un barattolino, eh. Sì, ma guarda il tonno, vai. Guarda il Rio Mare. Tre lattine, 9.400. Ok. Io ho preso questo, cioè 12.000 su 4 lattine. Capito? Stiamo mettendo a posto la spesa, che brave donnine di casa. E abbiamo preso queste gelatine. Io le vedo sempre. Ho detto wow, proviamo questo al cocco. Sa di un qualcosa che non auguro a nessuno. Sembrano, sai quali? Quelle, sembrano le gelatine, quelle al ginger di Hong Kong. E quelle sono buone probabilmente. Questa non mi dispiace. Questa è l'ultima. Ma è proprio questa parte gelatinosa, sarà uguale, no? Prova. La mia è buona. Sta tipo del liquido delle pesche sotto. È presente quello? La mia chiamano? È buona. No, no, sotto aceto, come si chiama? Sciroppate. Sciroppate. Vabbè, gelati di giro la colpante, è sempre la mia. Ora vi faccio vedere quanto è bellissimo questo bambino. Che culo. Può stare ma fuori. Che piccolino. Mamma mia, io anche. Mi vedi in giro con la mia borsetta. Incinta in mano. Incinta. Peso comunque qui. La mia vita da incinta. Fammi nella tua borsettina sul nostro auto andando. Dentro quest'auto è bello vuoto, meno male. Vero amore? Stiamo andando all'isola. Ve la ricordate l'isola? Non mi ricordo più che trama ci hanno girato, perché l'altra volta non l'ha detto Cristina. Buongiorno ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi è grigissimo e fa freddissimo. Di nuovo un altro switch di temperatura. Oggi mi sono dovuta svegliare alle 8 perché ieri mi era arrivato il famoso messaggio che rullo di tamburi, perché giuro mi viene a piangere al solo pensiero. Stamattina tra le 8 e le 10 mi vengono a portare l'armadio. Quindi ho sgomberato tutto quanto. Alessia è lì in camera che dorme, quindi le ho chiuso la porta. Credo che una volta che inizierà a montare si sveglierà probabilmente. Quindi abbiamo spostato tutte le cose qui. Qua appunto è tutta sgomberata, così poi può montare l'armadio in questa parete qua. Così fuori è un casino, lasciate perdere, perché ho dovuto anche mettere i panni. Quindi io nel mentre che aspetto qui, uno, mi sono fatta ovviamente il mio caffè, e due, adesso finirò di montare un bel video nell'attesa. Ragazzi, siete pronti? Rullo di tamburi, perché è super carino. Guardate. L'armadio. Perfetto. Io ero preoccupata perché dico oddio, adesso magari sopra non ho visto bene le misure, non entrerà. Ma così c'è anche spazio sopra. E addirittura credo di poterci mettere le valigie. Cioè, fantastico, meravigliosa questa cosa. In realtà sarebbero tre sezioni differenti se viste singolarmente. Infatti mi ha portato i pezzi già montati. Questa è una sezione, questa è un'altra. E poi c'è la parte appunto dello specchio, che in realtà io pensavo fosse 200 centimetri che prendesse tutto. In realtà c'è un mini pezzettino qua. Da una parte meglio, perché ci posso incastrare qualcos'altro. E poi appunto finalmente abbiamo anche lo specchio.
occhio. Poi vi faccio vedere qua, è così per appendere. Qui invece c'è una mini sezione, che poi la chiusura è tipo calamitata. Qui poi ovviamente ci sono tutti i vari cassetti, non vedo l'ora di metterci le cose. Poi invece questa è tutta aperta, sempre così per appendere. Beh, che dire, i miei vicini si sono trasferiti, ma io sento solo un cane che abbaia. Cominciamo benissimo. Cioè, Amarok mai un fiato ha fatto? Vi voglio vedere adesso. Volete vedere i concertini che ci faremo? Devo riuscire a prendere le stampelle, ma vi faccio vedere cosa ho preso. A parte tutti i miei jelly, konjac, succhetti, cose, questo spray di Dalba al truffle, questo qua dovrebbe essere, sì. Questo è bellissimo. Quanto veniva? Tipo 30.000, mi pare. Una cosa del genere. Vorrei per dire. Due non è niente. Cioè, contate, di solito uno costa così. Quindi ho detto accaparrare, prendere. Poi ragazzi, questo è il mio sogno, tipo nel cassetto o in questo caso nella box. Questo qua è una box di, quant'erano? 30 maschere. Io ho preso quelli idratanti, perché così la potete fare tipo giornaliera. Poi lo aprite e avete il pack. E questo costava tipo 11-13 mila forse, una cosa del genere. E poi questa la volevo provare da una vita. E c'è anche Shinchan sopra. Allora, in teoria c'era una pochette in omaggio, che però non ci hanno dato, che non abbiamo ben capito. Lei mi ha detto qualcosa che sinceramente... Ah, perché lei magari aveva capito che tu volessi la tua... È dentro! No! Ah, ecco cosa ci stava dicendo. Ma quindi non potevi sceglierla? Che blood twistone! Ma c'è anche tipo un mini portachiavino. No, c'è il cane pure te. Ti prego, ma che ridere! Vabbè, è andata così allora. E poi abbiamo le nostre due creme. Vedi, c'è il Shinchan anche sopra. Siamo venute in questo posto che fa il Bossam. C'è anche Upsal bollito, non so come altro spiegarvelo. E qui vanno avanti a ordine, perché poi siamo solo noi. Vabbè che è un po' tardi, però. Questo qui è il posto. Ma forse può essere che è una catena. Bisognerebbe controllare. Questo è il nostro piattino. Qui ci sono tutte le cose per mangiarlo. Qui c'è la nostra carne. Bellissima. Sembra super succosa. Quindi ora... Ma se che ti sei ok, mi hanno portato a Myeongdong. Eccole qua, Gianna ha già comprato delle scarpe. Io sto vedendo le nuove Campus. Queste qua mi piacevano tantissimo, queste, quindi le sto comprando ovviamente. Anche se devo dire ero tentata, dalle nere di vellutino. Però questo qua almeno le cambio, perché sennò le ho sempre nere. Qui c'è il video delle nostre amiche. Mi sto facendo dei ragolini cotti così. Adesso accendo il computer, così mi metto un po' a lavorare. Perché allora questi giorni, questi primi giorni in cui c'è stata Alessia, mi sono un po' persa, devo essere onesta. Mi ero portata un po' avanti, quindi avevo già qualcosa. Però facciamo sempre tantissime cose durante la giornata, quindi è molto dispersivo. Devo un attimo rientrare nei miei ritmi che avevo cominciato un po' ad acquisire. Poi vi farò fare un discorsetto anche con lei, perché è sempre bello avere una prospettiva anche di una persona che è la prima volta che viene in Asia in generale. E poi lo faremo, magari faremo proprio tipo un mukbang dove rispondiamo un po' alle domande. Ieri finalmente sono andata a fare il contratto per la SIM telefonica. Mi sono fatta accompagnare da Lara e insieme al suo fidanzato ci ha aiutate a tradurre un attimo, a capirci, perché sennò sarebbe stato un pelino complicato. Poi ho scoperto che qui in Corea a volte con i contratti telefonici delle schede, insomma, c'è anche la possibilità di scegliere il numero. Infatti lui mi ha detto: vuoi il numero random o lo vuoi tipo scrivere tu? Non la sapevo questa cosa. Non che serva, perché nel senso un numero telefonico noi siamo abituati che quello ci danno, quello è, quindi alla fine ho preso quello random. 38.000 won al mese, che in realtà è tantino se ci pensate. Sono 27 euro al mese, però veramente era tipo una delle opzioni più cheap. Vi ho detto tutto. Le mie amiche ci sono venute a fare le unghie. Ora c'è già le unghie corte. Don't show the baby in the house. Mai fatto di un giro corto. Guardate che colata di roba. Un bassetto sul pollice. Cioè, questa qua. Quest'altra che sta a fare? Questa si deve mettere la farfallina poi. Esattamente. Figo. Guardate, almeno vi posso far vedere come le fanno. Visto che avevo sempre le mani occupate. Vedete lì ci sono i set. Molto carino. Siamo venuti a mangiare il tonkatsu. Guardate che bello. Oh, it's so cheesy. What is that? Ah, no. Oh no. My accident. No. Ok, ok. Guardate che carino, vabbè. I nodolini.
Qua c'è il cavolo, penso. Adoro. Alessia ha preso... Che è quello tuo maiale? Sì, due tipi diversi. Ah, infatti sono due colori diversi. Sì. Gianna ha preso quello. Buono. Siamo tornate a casa, non mi ricordo a che punto ero arrivata a riprendere. Comunque siamo fermate a un caffè con Ross, forse quello non l'ho ripreso. Abbiamo cenato e tutto. E dobbiamo ancora preparare tutte le cose per Rullo i tamburi Busan. Siamo un po' di tempo, portiamo ovviamente gli gnometti. Ale e Ross saremo in casa insieme, poi ovviamente c'è anche Gianna. Prima di terminare questo video, cosa ho preso alla mostra oggi, perché sì, potete andare in queste mostre e prendere i quadri che sono esposti, quindi quale ho preso io ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Io ci sono giorni in cui mi sento così, ci sono giorni in cui non mi sento così. Oggi andavo così e quindi è stato portato a casa. Voi vedrete tutto quanto nei prossimi video appunto di Busan. Quindi per ora vi mando un grande bacio, grazie per aver visto questo video, ci vediamo presto, ciao.